Il 74% dell'acqua immessa nell'acquedotto di Chieti si perde strada facendo per colpa delle reti colabrodo. Sono impietosi i dati rivelati dall'ultimo rapporto Istat sullo stato delle acque relativo al 2018. Risultato: rubinetti a secco a causa delle continue chiusure imposte agli utenti dall'ACA, l'azienda consortile acquedottistica, che cerca di correre ai ripari, scatenando però l'ira dei cittadini e degli amministratori, come il sindaco del capoluogo tiatino, Diego Ferrara, che all'ACA chiede garanzie sia su interventi immediati e risolutivi per un problema ormai annoso. Sappiamo tutti quali sono le criticità, l'obsolescenza delle reti idriche con perdite giornaliere notevoli e anche la condizione toponomastica, orografica anche di Chieti Scalo con palazzi costruiti molto alti e che quindi avrebbero avuto già da subito, dal momento della loro costruzione, il pensiero e la necessità di autoclavi. Il clima meteorologico non ci va a favore, sono settimane che abbiamo temperature elevatissime, non piove da tantissimo tempo e questo influisce negativamente. Nelle prossime settimane io chiederò all'ACA di ovviamente interrompere la somministrazione idrica ad orari più notturni, per permettere alle persone e agli esercizi commerciali di poter usufruire dell'acqua, ma soprattutto dobbiamo cominciare a parlare seriamente di un argomento che era stato l'incipit dei nostri incontri ad ottobre e novembre, quando mi sono insediato, la costruzione di autoclavi nei palazzi di Chieti Scalo, soprattutto in quelli più alti, e quindi dobbiamo vedere il grado di compartecipazione tra loro e noi per ottenere migliori risultati. Con l'ACA noi stiamo portando, da quando ci siamo insediati, colloqui e interazioni, sinergie per trovare il modo migliore e più veloce di risolvere il problema. Non devono esistere contrapposizioni né amministrative né ideologiche con l'ACA, ma effettiva collaborazione per risolvere i problemi dei cittadini.